Welcome to Cyberdream World. Please enter the correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination. Destination Roman Empire. Benvenuti a tutti a History Tattoo Lifestyle, il nuovo programma dedicato al mondo del tatuaggio, pensato per voi da Giuseppe Colibazzi, o meglio Peppe del Tattoo Fantasy e TV. In questa quarta puntata parleremo dei personaggi famosi e dei loro tatuaggi. All systems ready for action. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato un po' dell'evoluzione del tatuaggio. Oggi invece andiamo a ficcanasare nel mondo della televisione, dei personaggi famosi e dei loro tatuaggi. Il tattoo, oltre ad essere una moda, è diventato un simbolo di riconoscimento. La maggior parte dei nostri idoli nel mondo del cinema, dello sport e della musica hanno qualcosa che li contraddistingue e noi molto spesso prendiamo spunto dai loro corpi per la scelta dei nostri tatuaggi. Quante volte avete sentito nominare The Rock? Beh, il nostro Peppe tantissime. I ragazzi sono affascinati dal suo enorme tatuaggio, un Maori perfetto che ricopre metà del suo braccio e arriva fino al pettorale, delineando così la sua perfezione. Dite la verità, chi di voi donne non vorrebbe essere stretta da lui e dal suo tatuaggio? Rihanna, esempio di eleganza e femminilità, con i suoi disegni è un modello per molte fan. Numeri romani, stelle, una sfinge e altre figure con motivi egizi e tribali. Johnny Depp, uno fra gli attori più caratteristici e singolari del grande schermo, può essere un grande esempio da seguire per quanto riguarda questo tipo di tatuaggi. Alcuni derivano dai suoi film, come per esempio quello con motivi tipici del mondo dei pirati. E come dice Giuseppe Colibazzi, per chi invece è appassionato di calcio, chi meglio dei calciatori può farci ispirare una scelta di un tatuaggio? Prendiamo ad esempio il grandissimo idolo romano Totti, romano di nascita e di cuore. Non poteva mancare infatti sul suo braccio destro il tatuaggio di un gladiatore, un guerriero proprio come lui. Beckham, un altro calciatore molto ammirato, anche per i suoi tatuaggi. Molti, a differenza di quelli degli altri sportivi, hanno un significato religioso. Per esempio, quelli sulla nuca e sulla schiena, rispettivamente una croce e un angelo a forma di croce, per non parlare poi delle sue braccia completamente tatuate. Parliamo invece ora dei nostri personaggi famosi, i famosi del tattoo fantasy. La stupenda signora Gisella Della Valle, più volte tatuata dal nostro Giuseppe Colibazzi, è grandissima la loro amicizia. L'affascinante Sergio Muniz, tutti i modelli della Compagnia delle Indie tatuati negli anni 97-2000, il mago Casanova e la bellissima attrice e concorrente del Grande Fratello Monica Riva. Grazie a Giuseppe Colibazzi e altri veterani come lui che hanno creduto e lottato per mandare avanti quest'arte, possiamo vedere attori, imprenditori, modelle e super tatuati, a differenza invece di alcuni anni fa che dove la gente si tatuava non era ben vista. Anche il mondo dello sport ci appartiene. Il nostro Peppe ha tatuato anche il famoso pallavolista italiano e amico Valerio Vermiglio, anche lui sotto le sue mani più volte. Il veterano della pallavolo Lorenzo Bernardi, tutta la squadra della Lube, Stefano Recine, ex pallavolista e dirigente sportivo italiano, Angel Dennis Diaz, pallavolista italo-cubano, e Ivan Milikovic, pallavolista serbo naturalizzato italiano. Più volte tatuata la campionessa italiana vincitrice delle Olimpiadi Daniela Reina, specializzata nei 400-800 metri, e l'ex giocatore dell'Inter Massimo Ciocci. Tutte queste grandi persone hanno affidato la loro pelle al nostro grande maestro Peppe, d'altronde come non farlo. Per noi, infatti, è lui il nostro più grande personaggio famoso, tatuatore, recordman e anche attore. Ebbene sì, il regista Marco Di Stefano nel film L'Uomo del Sogno l'ha voluto nelle vesti di guardia del corpo e anche il regista e amico Mario Monicelli ha visto del grande in lui facendogli svolgere la sua arte nel film Panni Sporchi. Vi lasciamo infatti così. Yeah.
Grazie per averci seguito. History Tattoo Lifestyle vi dà appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo del tatuaggio nell'antica Roma. Un bacione a tutti! Welcome to CyberClean World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination. Destination